Grazie a terra, dite al ragioniere di mollare il grano e lui lo molla. Uè, dico bene? Ehi, Floriana, dico bene? Sì, sì. Oh, tutto questo dovete dircelo in dialetto milanese. C'è qualcuno che lo parla qui, fra voi altri? Io una volta a Bergamo ho fatto un torneo novizio. Sentiamo, dai. Uè, di Berga di ora e Berga di Hotta. Va bene? C'è, no? Floriana, lo metto nelle tue mani. Dagli tu un paio di lezioncine, eh? D'accordo. Venga a pure da me domattina presto, 11:15 mezzogiorno precise. No, devo scrivere una lettera. Venga alle 7 di sera. Ma perché sto ragioniere, se uno non gli parla in milanese non capisce? E non è mica cretino come te. Ma dai, mucchialo. Che parla con lo gnocco in bocca è un macello. Scusi, sa, non per indagare, ma come mai gli manca la R? Che sei offesa? No. Ah, beh. Fu un bombardamento. Avevo 4 anni e la E non la sapevo mica dire. Mi venne come uno shock e non impari più. Beh, vabbè, in fondo è una piccolezza. Si nota appena. Del resto io pure. Non so se si nota, ma ogni tanto zagaglio. Insomma, inciampico con la parola. Beh, soprattutto quando che mi trovo vicino a una bella signorina. Cosa vuole? È che quando giunge il tramonto, non so come dire, mi sento solo. Sì, la mia fragile esistenza viene come invasa da una profonda nostalgia. Lei non ce l'ha la ragazza? Ce l'avevo, ma fuggì. E cosa vuole? La donna è come la castagna. Bella di fuori e dentro c'è la magagna. Esclusi i presenti, si capisce? Dice perché non c'avevo una posizione. Ha capito? La posizione. Ma se il lavoro stabile non ce l'hanno nemmeno incensurati. La posizione, mannaggia. Oh, ma mica è finita così, eh? A botta fatta mi compro una macchina lunga 15 metri. Mi faccio lo smoking bianco e gli passo sotto le finestre di casa sua a pieve di cadore, mica no. La voglio far schiattare, sta scema. Anch'io cambio vita. Amico Ceino? No. L'Amedeo mi ha detto che appena avremo la nostra parte di quattrini mi fa lasciare il posto e mi potrà o nel Venezuela o nel Messico. Oh, ma che gli manca pure l'essere? Ma no, si dice così, Messico, non Messico. È l'unico posto dove ci si può sposare senza divorziare. È sposato? Sì, con una donna malvagia, perfida, cattiva, che lo assilla. Dia qua che faccio io. Mannaggia. Vabbè, va, fumiamo dopo. Senta un po', diceva che lascia il posto. Che è, impiegata? Sì. Dove? Danzig, Arizona, striptease. Eh? Spogliaello. Oh. Si volti, su, riproviamo. Wait, maninaccia la valigia, mers. Wait, mani in alto, c'ha la valigia. C'ha la valigia. Moves. Muoves, ma non si può cambiare sta parola. Ci vuol mica niente, è così facile. Non mi viene. Segui i movimenti delle mie labbra, guardi. Mo. Me. Mu. Me. Me. Mu. Me. Me. Ma così non impara mai. Aspetti che l'aiuto io. Sto fermo, che mi sbaglio il golfetto. Allora com'è? Comunque là. Com'è sto spogliarello? Dai. Vieni qua, fammene vedere un pezzetto, dai, che te frega. Pezzetto piccolo. Ma lei è una stupidata, da qua. Allora? E poi senza la musica è inutile. L'Amedeo è anche poeta. Le parole della canzone le ha scritte lui e sono tanto caucce. Non è gentile, eh? Accidenti. Dammi la camicetta, su. Mannaggia. Cantala un po', eh? La 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 la. Io ci voglio bene all'Amedeo. Si capisce, certo. C'hai ragione, ci mancherebbe altro. Tu sei simpatico perché mi capisci. L'Amedeo l'ho conosciuto in un caffè con la televisione. Poi mi ha detto che aveva deciso di vedere la trasmissione per suicidarsi. E che era, Cinelandia? E invece siamo andati a prendere un bel gelato dal Motta. Meglio, no? Lui di nocciola, io fagola, cioccolato e panna. Signorina, al telefono! Interurbana da Milano! Il ragioniere... Mannaggia... Provi adesso. Dove vai? Oh, via qua. E via qua. Punto? Sei tu, tesoro? Certo che ti penso, figurati, stavo proprio parlando di te. Sì, sì, sta tranquillo. Parto subito e stasera sono da te. È tutto perfettamente organizzato. Abbiamo ingaggiato 5 elementi fidatissimi. Sono dei veri gentiluomini. Sì, sì. Ciao, amore. Ciao, ciao, ciao. Chi è? Sono io. Sei caduto dal telo? Ah,
Oddio, oddio. Come mai non sei con i tuoi amici? Ah, ma cosa l'è che ti è successo? Ah, mamma mia. Ah, che macello. Ah, Peppe, Peppe! Peppe, ma cosa fai? Sei a casa mia, a Milano! Dai, siediti qui, dai! Non mi sedi qui! Se non mi fa casca più! Su, il su! Letto. Ecco lì. Au, oh, guarda un po'. Sto bene? Mi paghi. State zitto. Chi è? Amici! Dai, va, entra. Perché cambi voce? E tu perché l'hai cambiata? Qui andiamo di male in peggio. E dice che c'è un testimonio che ha visto uno dei rapinatori che aveva i calzoni alla cavaliera. Oh, no. E io solamente questi, lo sai. Sì. E per forza, vai in giro così. Mi pari rugantino, mi pari. E sì, serio. No, no? Sportivo. Aspetta, aspetta. Vieni qua, va. Tieni, mettiti questi. E poi sparisci che non ci devono vedere insieme. Oh, hai capito? Non ci hanno mai visti, chi è? Non ci hanno mai visti insieme. E prudenza. Prudenza, prudenza, porcaccio Giuda! Qui c'è un buco dietro, ma vado in giro così! Eh già, se erano sani te li davo a te, ma no, già cammina, va! Oh, ma sempre uova, solo uova sai cucinare, mazza che coca che sei io! E lascia perdere! La tua missione nella vita è un'altra!